Amici di spaziogames.it, benvenuti in questo appuntamento speciale natalizio dedicato alla recensione di Star Wars Gli Ultimi Jedi, secondo capitolo della nuova trilogia di Guerre Stellari, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 13 dicembre e che mentre noi parliamo sta continuando a battere record su record al box office. Una pellicola di cui stanno parlando tutti nell'ultima settimana e più precisamente nell'ultimo weekend, che noi abbiamo analizzato sul sito tramite la recensione che trovate seguendo il link in descrizione, tramite una controrecensione che trovate sempre seguendo i link in descrizione, che vanno ad approfondire e a toccare tutte quante le tematiche sensibili di cui siamo curiosi di sapere le vostre opinioni dopo che vi abbiamo detto noi come la pensiamo. Io direi di non perdere altro tempo, di lanciarci nell'analisi del film e poi ci rivediamo a fine video per qualche considerazione sparsa. Vai! The Last Jedi riparte esattamente da dove eravamo rimasti nel Risveglio della Forza. La ribellione alle strette e il Primo Ordine, nonostante la distruzione della base Starkiller, continua il suo piano di conquista nella galassia. Nel frattempo Rey è giunta al cospetto della leggenda Luke Skywalker, rimprovando quest'ultimo di addestrarla nell'uso della forza. Episodio 8 è lungo, molto lungo, durata che non diventa quasi mai opprimente, giustificata invece da un coraggio produttivo evidente, soprattutto in termini di sceneggiatura. Lo script è perfettamente cucito sulla pelle di una storia che vuole stupire e riesce a stupire più volte, ribaltando teorie e preconcetti che sembravano ormai scontati. Con il passare del tempo però ci si accorge di imprecisioni e paradossi che rendono la vicenda in qualche modo grottesca, completamente evitabile. Sarebbe bastato un dialogo in più per mettere fine a tutta la parte centrale del film, che si regge su un'omissione stramba o comunque forzata. I personaggi, non tutti a dire il vero, hanno uno sviluppo coerente e sono completamente al servizio di una storia che non fa sconti a nessuno, sacrificando anche alcune figure da cui ci aspettavamo ben altro. Gli Ultimi Jedi si fonda sul concetto di speranza, ribadendolo più e più volte, provando a trasmettere un messaggio interessante, non trascurabile. Tutti questi elementi contribuiscono a formare un blockbuster contemporaneo che porta su schermazione rocambolesca e momenti di forte impatto visivo ed emotivo. Una pellicola al passo con i tempi che entusiasmerà il pubblico più giovane, proiettando il brand di Star Wars verso un futuro che sarà innegabilmente roseo. Le sue ambizioni sono chiare ma implicite: fidelizzare ancora di più la nuova platea di spettatori catturata con il Risveglio della Forza, mostrandogli le potenzialità di un universo che ha avuto il coraggio di rinnovarsi, dimenticando alcuni dogmi delle due trilogie di Lucas e in qualche modo anche di Episodio 7. Gli Ultimi Jedi segna il vero punto di ripartenza di Star Wars, che non sarà mai più lo stesso. Certo, omologarsi ai grandi prodotti di intrattenimento vuol dire anche sacrificare aspetti più concreti, proponendo eventi e situazioni che scorrono veloci, quasi alla velocità della luce, che portano a piccoli buchi di sceneggiatura più o meno frequenti, che verranno però percepiti solo dagli spettatori più attenti ed esigenti. Il nuovo corso inizia ufficialmente oggi, uno svecchiamento necessario e imprescindibile, quando l'obiettivo è la massificazione più capillare possibile, con la consapevolezza che però qualcuno si sentirà tradito. Insomma, l'avete capito, Star Wars Gli Ultimi Jedi è un film che divide le opinioni, soprattutto perché evolve, cambia, muta quello che è il linguaggio classico, canonico della trilogia, delle due trilogie di Guerre Stellari, portandole ad un mood più contemporaneo, usando una grammatica molto più moderna, se volete, in linea con quello che è il grande cinema di intrattenimento moderno. Potrebbe questa cosa abbattere quelli che sono i fan storici della saga, e l'abbiamo sottolineato negli articoli che trovate qua sotto in descrizione, che si dividono in recensione e contro recensione. A livello invece più generale è un film scritto in modo, diciamo, accettabile, che soffre di una parte centrale un po' paradossale, un po' dozzinale, infarcito, sempre il film ovviamente, di alcuni dialoghi scritti in modo, se volete, troppo bambinesco o comunque sempliciotto, ma tutto sommato è un'esperienza che vi consigliamo di vivere al cinema, sia che siate appassionati di vecchia data di Star Wars, sia che siate neofiti della saga, perché con Episodio 7, Episodio 8 introduce e accoglie una serie di nuove generazioni, di tante nuove generazioni all'interno dell'universo di Guerre Stellari, che sono sicuro e siamo sicuri saprà abbracciarvi a braccia aperte. Io sono Yuri, vi ringrazio per aver passato questi minuti con me. Ancora una volta vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link che vi servono alla recensione, alla contro recensione. Potete, dovete anzi, iscrivervi al canale così da non perdere tutti i nostri contenuti. E che dire, ci vediamo alla prossima, grazie della visione e namaste.